Giovedì di questa terza settimana di Avvento. Stiamo correndo verso il Natale. Tra 8 giorni a quest'ora si staranno già celebrando le messe del Natale. Siamo vicinissimi. E allora non solo pensare agli ultimi acquisti, non solo dobbiamo pensare alle cose da preparare bene, ma pensiamo davvero a preparare il cuore in questo Natale così particolare per accogliere Gesù. La preghiera che viviamo insieme è un momento di questo tipo. E allora iniziamo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questo giorno. Perdonami il male che oggi ho commesso, e se qualche bene ho compiuto, accettalo. Custodiscimi nel riposo e liberami dai pericoli. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gli dissero allora: chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso? Rispose: io sono voce di uno che grida nel deserto: rendete diritta la via del Signore, come disse il profeta Isaia. Sempre il tema della testimonianza, sempre, vi ricordate il testimone da passare? Stiamo scoprendo di sera in sera un po' le caratteristiche aiutati da Giovanni il Battista, che stasera dice: voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Una voce che con forza urla che cosa? La verità. Stasera ci fermiamo su questo termine un po' difficile, se volete, ma che è un termine fondamentale per la nostra vita, che lo impariamo da piccoli. E che cos'è la verità? Uno può dire la verità o può dire le bugie. Si inizia da piccoli, a non affrontare la verità, una verità che a volte da grandi magari fa anche un po' male, allora si trovano dei sotterfugi, si dicono delle mezze verità, a volte si fanno anche dei bei caos con queste cose. Ecco, per essere testimoni bisogna conoscere la verità, quindi c'è uno sforzo di sapere che cosa è vero per me e per gli altri, e nello stesso tempo bisogna lottare per questa verità, anche quando brucia, anche quando fa un po' più fatica, anche quando magari ci fa perdere qualcosa, ma essere dalla parte della verità. Lo abbiamo detto prima, si inizia da piccoli, perché se io inizio a dire bugie anche per cose di poco conto, mi abituerò a vivere le amicizie con dentro le bugie, a rispondere alle persone con dentro una bugia, a dire una mezza verità, non dirla proprio tutta. Ecco, per essere testimoni bisogna vivere della verità. E per noi cristiani la verità non è una cosa da sapere, ma è Gesù. Lasciare spazio a Gesù nella nostra vita, Lui che è la verità. Per questo preghiamo stasera. Preghiamo insieme. Ti ringraziamo, Signore, per chi non si abbandona a inutili chiacchiere, per quando non abbiamo paura di annunciarti come verità. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria,
piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Ciao a tutti ed eccoci qui ritrovati con l'ultima parte delle statuine dei venditori. Siamo arrivati al mese di settembre, ottobre, novembre e dicembre, ovvero gli ultimi mesi dell'anno. Partiamo con settembre. Abbiamo il seminatore che vende le proprie semenze. Poi abbiamo il venditore di vino, qui lo vedete in versione maxi, che ha prodotto tanto vino e che rappresenta il mese di ottobre. Poi abbiamo la venditrice di castagne, il mese di novembre, quelle che mangiate, che quando preparano le caldarroste i vostri genitori, i vostri nonni, gli alpini in piazza. E per concludere, dicembre, abbiamo il venditore di pesce che potete mettere sulle vostre tavole quando fate i bei cenoni di Natale, di Capodanno. Con questo vi auguro un buon proseguio del cammino di Avvento e vi ricordo di scaricare dal sito della parrocchia le statuine che abbiamo visto oggi, di colorarle e di inviarle al cellulare dell'oratorio a Don Davide. Buona serata! Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Stasera si aggiungono gli ultimi quattro lavori al nostro presepe, quelli che simboleggiano settembre, ottobre, novembre, dicembre. Tutto l'anno, tutta la vita dentro la meraviglia del presepe. A tutti l'augurio di una buona notte.